Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Qui Jovis Po che vi parla, benvenuti nella player review di Lewandowski nella sua versione base con 90 di rating. Una carta che davvero in pochi utilizzano, ma che secondo me vale tanto. Ma prima di iniziare questa review vi lascio un bel mi piace a questo video, condividete, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto cosa ne pensate di questo giocatore e iscrivetevi al nostro canale Telegram, mi piace la nostra pagina Facebook, link ai nostri social qui in descrizione. Vi dico già una cosa, Lewandowski ha un ottimo tiro, assolutamente un pro. In area 91 finalizzazione, dalla distanza 84 e 88 potenza tiro, tiro a volo 89, rigori 88, piazzamento 91, unito al work rate alto medio, buonissimo per un attaccante, 4 stelle piede debole, altro pro ragazzi. Ed è un giocatore che vede benissimo la porta anche di spalle. Ha un controllo magistrale, ragazzi, ed è assolutamente un pro per me 89. Il che vi permetterà di stoppare la palla, di girarvi rapidamente e di andare in porta. Più volte Lewandowski centrava la porta anche con uno stop e spalle alla porta. Davvero un'ottima cosa per lui. Ed è un giocatore che ha comunque una velocità buona, 78 in carta, non è velocissimo, ma qualche inserimento ogni tanto lo fa e sa andare bene anche di fisico. Avendo una forza fisica comunque buona, 84 in carta, un colpo di testa davvero ottimo secondo me, 84 elevazione, 85 precisione di testa. La resistenza è 78 ed è un piccolo contro ragazzi, perché non vi permetterà di rientrare con lui se fate rientrare gli attaccanti, perché poi deve ritornare in posizione, si stancherà troppo. Il passaggio secondo me è un altro pro, 75 in carta, passaggi corti davvero molto precisi, così come anche i lunghi, anche avendo un 65 in carta, fa tanti assist. Il dribbling in generale è 85, ma piccoli contro, agilità ed equilibrio, entrambi 78 ragazzi. E ha 4 stelle skill che assolutamente sono un pro, perché ha un dribbling puro 85, fantastico, riflessi 90, freddezza 86, mantiene benissimo la palla anche se viene marcato. Come alternativa vi dico Suarez tra le Icon Searer 91, nella nazione non ce ne sono, nella Lega Müller. Come prezzo abbiamo all'incirca 62.000 crediti, ragazzi li merita tutti. A 40k secondo me è un best buy, assolutamente ragazzi, assolutamente. Infatti sono rimasto sorpreso nel vedere un 62k per un 90 di rating, ma sinceramente sono rimasto veramente sorpreso di un prezzo così basso. Ed è un giocatore di Weekend League, non l'ho provato, ma sicuramente lo è, perché l'avevo preso per la Weekend League. Ed è un giocatore assolutamente da provare. Uno stile intesa che vi potrei consigliare è di aumentargli la velocità e il fisico, magari anche velocità dribbling e fisico, non fa male. O anche solo velocità e tiro, anche se il tiro è già ottimo, però mettete più velocità. E come voto per questa carta un 9,5. Devo dire ragazzi, mi ha davvero stupito Lewandowski, mi ha davvero stupito, fa tanti gol, fa tanti passaggi. Ed è un giocatore che sa colpire di testa, sa tirare dalla distanza, sa tirare al volo, sa tirare in aria, sa tirare spalle alla porta, sa passarla, sa dribblare. Ragazzi, è davvero, secondo me, un attaccante molto completo. Se avesse avuto più velocità sarebbe stato devastante. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.